Alessandro, è un piacere essere presentato da te, Cesena, grazie molte agli organizzatori, al Presidente in particolare di Amarelle, dottor Piracini, per questo invito che ho accettato con grande piacere, perché appunto considero un dovere della società di nutrizione umana di essere presenti laddove ci sono proposte significative, laddove si lavora per favorire la sana alimentazione, per promuovere la sana alimentazione. Il titolo del mio intervento era, che è stato proposto, è stato l'alimentazione e benessere, le scelte che cambiano la vita. Questo non c'entra niente quello che vedete in questo momento con l'alimentazione, la sana alimentazione, ma è una cosa altrettanto importante perché riguarda lo stile di vita. È la prima cosa che ho pensato quando ho pensato al titolo, le scelte che cambiano la vita. Pensate come sia. Come è stato importante per tante persone la scelta di smettere di fumare. E quindi la domanda è perché non dovrebbe essere questo, altrettanto vero, non dovrebbe applicarsi questo discorso alle scelte alimentari. La scelta di seguire un'alimentazione che non sia semplicemente gradevole, gradita al palato, ma sia invece pensierosa di quelli che sono i contenuti e di quella che è la qualità dei prodotti. Quando si parla di benessere alimentare, sarebbe opportuno pensare a qualche indicatore, qualche marcatore del benessere per capire, per misurare un pochettino questo benessere, il livello di benessere. Come si fa a misurare? Beh, il discorso sarebbe lungo, ma io devo essere veloce e quindi mi limito a sottolineare che esistono evidentemente degli elementi oggettivi per misurare il benessere alimentare, ci sono altri elementi che invece sono soggettivi. Fra gli elementi oggettivi ci sono la valutazione della longevità, della qualità della vita, del livello di morbilità, del rischio di malattia, cioè dell'aspettativa di vita legata ad un modello alimentare piuttosto che ad un altro. C'è anche la valutazione dei costi economici dei modelli alimentari.